legati all'accessibilità. Queste strutture è un percorso lungo, ci sono speranza, perché vuol dire che l'ente nazionale sordi ha, come dire, semplicemente sensoriale, ma è un'accessibilità che può riguardare gli aspetti dei gradini di sviluppo, quindi pensare nell'ambito. Innanzitutto i saluti del presidente nazionale Petrucci, che di buon grado accetta l'invito di collaborare e partecipare allo sviluppo, diciamo, proprio il settore. Sostenere in collaborazione con diversi professionisti progetti di accessibilità. C'è stato un'importante e altissima qualità di quel tipo di accessibilità che in Italia ancora non abbiamo raggiunto e alla quale dobbiamo adeguarci, e pertanto dobbiamo pensare accogliendo l'invito di raccontare esperienze che non siano possibilmente riguardarti solo la categoria dei sordi o solo dal punto di vista affine e diverso. La prima domanda, no, le prime tre domande alle quali ognuno di voi presente alla tavola dovrà rispondere. La prima domanda per tutti è quella di raccontare le esperienze fatte. Come sostituire i sordi adulti, ai sordocechi, ai bambini sordi, a chi viene dall'estero, ha possibilità di avere questi video che rendono accessibili.